Buonasera a tutti e benvenuti a un venerdì da Grifoni. Ancora un pareggio per il Grifo che dopo la gara contro il Pineto, impatta anche quella con la Carrarese. Ora il distacco dalle prime in classifica, dalla Torres e dal Cesena, è di 10 punti. Sarà fondamentale cercare di fare più punti possibili nelle prossime tre partite, perché poi arriverà al Curi proprio il Cesena. Intanto domenica giocherà il Perugia a Olbia. Partita fondamentale, sarà determinante cercare di portare a casa i tre punti. Parleremo naturalmente di questa partita, non prima di essere ritornati un po' su quella giocata contro la Carrarese, poi come sempre ci saranno le nostre rubriche, analizzeremo anche un po' i nostri competitors, un po' il Cesena, la Torres, vedremo le loro formazioni, in Torres già l'abbiamo affrontato, anche il Cesena di cui si è parlato tanto, vedremo il reale potenziale e se ci sono questi 10 punti di differenza sulla carta. Naturalmente, come detto, ci saranno le nostre rubriche, ma in particolare i nostri ospiti, a partire da Stefano e Francesco. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Torna con noi Roberto Arcangeli, opinionista e tifoso. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Anche per lui si tratta della seconda volta stagionale, Giovanni Orzella, Giopa. Ciao, buonasera Giopa, a ciao. Tutti, ciao. Claudio Giulietti, invece, un abitué. Ciao Claudio. Buona serata. Come sempre vi ricordo che Claudio ci porterà qualche cimelio, io già l'ho visto e fotografato, meraviglioso, tanto per cambiare. Diamo la linea a regia, poi ci ritroviamo qua, tanti gli argomenti da analizzare, vi aspettiamo, ci vediamo dopo. Mondottica nasce nel 1996, con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela con prodotti di ultima generazione, occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole, ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica. Scopri come vedere il mondo. Grotta dell'Himalaya, centro benessere olistico, primo centro specializzato in trattamenti al sale himalayano, unico nel centro sud Italia, il primo centro di galleggiamento in Umbria e Crio Spa, una fast city spa dove poterti rigenerare e rilassare dalla stressante quotidianità. Grotta dell'Himalaya, i nostri trattamenti, l'Himalayan Room, Floating, Himalayan Bath, Physiotherm, Cryotherapy, Mindfulness. Grotta dell'Himalaya, via Aldo Moro 20, Corciano, Perugia. L'acqua è un elemento essenziale per la vita. Bere acqua pura e sana direttamente dal rubinetto di casa ora è possibile, grazie ad Aqualight. Aqualight ti propone l'innovativo sistema con tecnologia medicale che migliorerà la qualità della tua vita, dandoti la possibilità di bere la tua acqua ad un costo bassissimo, azzerando l'utilizzo della plastica. Da oggi con Aqualight, direttamente a casa tua, acqua frizzante naturale fresca con un solo clic, grazie ai nuovi impianti adatti sia per uso familiare che per attività. Inoltre da noi trovi gasatori per acqua, borracce, bottiglie personalizzate e soprattutto assistenza e consulenza. Vieni a trovarci, siamo al Palazzo Stocchi in via di Porta Romana 115 a Gubbio. Ed ora Aqualight è anche a Perugia. Vieni a trovarci in viale San Sisto 160. Mama è leader in Italia nel settore della sicurezza stradale e dell'arredo urbano. Mama, dal 2008, si occupa della produzione di transenne stradali, modulari e cantieristiche, archetti parapedonali, dissuasori ed altro ancora. Mama, la sicurezza made in Italy. Mama è in zona industriale Ponte Felcino, via del Rame 40, a Perugia. Da
oltre 30 anni la lavanderia industriale Service Generation è al fianco di albergatori e ristoratori nel noleggio e la fornitura di biancheria. Sinonimo di pulizia, qualità e servizio, Service Generation la trovate in località Osteria San Martino, Agello di Magione, Perugia. Hai problemi con la chiave dell'auto o di casa? Casa della Chiave dal 1946 trova soluzione alle tue esigenze. Siamo specializzati nella duplicazione di chiavi auto di tutte le marche, anche con radiocomando. In caso di smarrimento, servizio a domicilio sia presso officine che privati. Garantiamo una lavorazione di alta qualità con macchinari all'avanguardia. Ampia gamma di cilindri europei di ultima generazione, dai meccanici ai moderni elettronici comandabili con l'impronta digitale per la tua sicurezza. Duplichiamo il telecomando del tuo cancello, di qualunque marca sia. Vi aspettiamo. Casa della Chiave, via Manzoni 36 a Ponte San Giovanni. Il buon dolce nasce per passione. Passione per le cose buone di un tempo. Passione per la tradizione. Passione per il proprio mestiere che diventa arte. Buon dolce vuol dire rendere indimenticabili i tuoi giorni speciali. Buon dolce vuol dire allestimento buffet e forniture per bar, alberghi e ristoranti. Buon dolce a Perugia, in via Guido Rossa 31. Ristorante, pizzeria, pub Nostrano è cucina aperta sino alle 2 di notte e vi aspetta con le sue prelibatezze. Carni speciali, pata negra e fiorentina, pizza ad alta digeribilità, eccellenti primi con tartufo stagionale. Distillati selezionati, cocktails e un fantastico assortimento di birre. Nostrano, il luogo ideale per incontrarsi, facilmente raggiungibile da ogni parte dell'Umbria. Nostrano lo trovi in strada dei Loggi 26 a Ponte San Giovanni. Mericat, mezzo secolo di buone ragioni. Leader di mercato nel commercio di metalli ferrosi e non. Alluminio, rame e le sue leghe, acciai inossidabili, materie plastiche. Il nostro servizio taglio e la rapidità nelle consegne, unito ad un personale altamente qualificato, fanno sì che la nostra azienda sia leader in campo locale e nazionale. Mericat, con i suoi 12.000 metri quadrati, è la soluzione ideale per ogni tua esigenza. Mericat è anche Mericat Solution a Taverne di Corciano. Scaffalature industriali, legno da interno e da esterno, arredo negozi, stand e allestimenti, dove ogni idea diventa realtà. Non credete alle imitazioni. Cerguti è unico da oltre 30 anni. Se anche voi vi alzate stanchi e indolenziti, ascoltateci. Attenti all'insegna. Cerguti è materasse e reti ortopediche vere, esclusivista per l'Italia Bico. Azienda svizzera specializzata da oltre 160 anni. Concessionaria Simmons, Bedding e Palomo, Cerguti realizza piumoni con piumini di altissima qualità, non riciclati, ungheresi e siberiani. Poltrone massaggio, relax e alza persone. Cerguti, via Segolori 12, Ponte San Giovanni, Perugia. Possibilità di finanziamenti a tasso zero, TAN e TAEG zero. Allora, rieccoci qua. Stefano, io direi di ripartire intanto dalla questione carrarese. Una partita un po' particolare con un avversario, secondo me, ostico, fisicamente strutturato, ma insomma non una squadra insuperabile, con un centrocampo che si è fatto sentire e abbiamo preso anche in quel caso, poi ne riparleremo dopo, un gol. Insomma, un po' lui c'è stata una dormita, secondo me. Allora, era una partita fondamentale. Giocavamo comunque con una squadra che ci sopravanza in classifica, seppure di punto, quindi una squadra comunque importante per il campionato. Al di là di quello, prima di avventurarsi in altre analisi tecniche, va ricordata anche una cosa. Il Perugia ha segnato due reti, che erano entrambe valide, una con Juan, una con Seghetti, e che sono state annullate. Poi quindi, ci torneremo naturalmente. Sì, ci torneremo con gli screenshot, ma questo attenendoci, diciamo, a quello che è un po'. Dovendo parlare di questo, magari non abbiamo fatto un gioco bellissimo, magari sia quel che sia, però comunque avresti portato la partita a casa. E allora, in un campionato comunque che non offre spunti di gioco straordinari, perché anche se guardate le squadre che ci stanno davanti, non è che ci fanno vedere un gioco particolarmente spumeggiante. Allora dateci intanto quello che c'è, anche se non abbiamo giocato bene e non abbiamo giocato bene, e però magari abbiamo in carniere due punti in più.
Roberto, mi ricollego a quello che diceva adesso Stefano. Sicuramente Perugia da due volte, diciamo, un inizio, cioè, difficile. Mi ha ricordato un pochino la partita con la Torres, dove Perugia ha subito un pochino la fisicità della squadra toscana. Cioè, qualche problemino, poi dopo una buona ripartenza, comunque, al di là da dopo il gol, che poi è stato fortuito, se vogliamo, si è visto un Perugia sicuramente migliore, ma poi non è durato più di tanto. E questo al netto dei gol annullati. Non so se sei d'accordo. Beh, è un campionato che ha approcci diversi. Sono squadre che, per esempio, la Carrarese punta più sulla forza fisica. Dato un 3-5-2 squadra, quasi scolastico, squadra, diciamo, sì, da dire. Ma sì, è una squadra storicamente strutturata per fare questo tipo di campionato. Perugia ha sicuramente delle validità tecniche superiori e quando può, poi alla fine in alcune fasi della partita prevalgono rispetto a quello che l'avversario comunemente fa vedere quando viene a Perugia. Ci sono delle cose che secondo me comunque andrebbero corrette, perché poi magari ne parliamo, però sì, l'atteggiamento del Perugia alla fine, quando gioca in casa, prova a giocare la partita, prova la partita a vincerla e lo fa cercando di avere in gioco comunque sulla media di quello che si vede in questo girone e anche negli altri gironi della Serie C. No, assolutamente. Forse solo il Pescara. Fa un tentativo di gioco. Forse solo il Pescara. Perugia prova a giocare. Il Perugia prova a giocare. È la cosa che comunque in un certo senso mi fa stare un pochino più tranquillo rispetto alla media di quello che vediamo. Poi ci sono delle partite che vanno meglio, delle partite che vanno peggio, dove in genere bisogna considerare che ci sono anche gli avversari che puntano comunque sempre a non farti giocare. Esatto, quasi sempre, devo dire, no, questi, la Carrarese in particolare, a te fa stare tranquillo, a me quei 10 punti dal Cesena non tanto. No, no, a me per niente. Devo essere sincero. Giopa, ricolleghiamoci a questo, effettivamente è una partita che andava vinta quella, perché poi al di là della squadra, che sì, c'ha due punte discrete, un centrocampista come Della Latta che conosciamo, un mestierante della Serie C, ma sono partite che devi in qualche modo riuscire a portare a casa. Questa andava vinta quella del Pineto, assolutamente. Sì, molto simile a questo punto di vista. Due partite molto simili. Un campo poi dove Pescara ci ha lasciato le penne e Cesena ci ha pareggiato. Quindi non è che Pineto sia poi tutto sto campo. No, però con Lancone e con Rimini loro ci hanno vinto, diciamo. Sì, assolutamente. No, la partita di sabato, come diceva Stefano, al netto dei due gol, lì gridano vendetta. Io quello che mi ha dato un pochino fastidio è un Perugia soporifero, sì, cioè macchinoso, d'accordo, fino alla linea del centrocampo, forte, perché abbiamo un centrocampo forte. Assolutamente. E lì dovremmo dare la sterzata, l'accelerata, la verticalizzazione, cioè abbiamo 3-4 persone che sono in grado di inventare sempre qualcosa. E qui il mister qualcosa del suo ci deve mettere. O l'inserimento dei seghetti, sì. È il lavoro suo, quindi ci penserà lui. Secondo me, con il centrocampo che abbiamo a disposizione, possiamo svoltare la partita in qualsiasi momento. Sì, sono d'accordo con te, Claudio. Partita un po' strana, dove effettivamente no, si aveva la sensazione. All'inizio, nel primo tempo, anche prima del gol di Matos, c'era la preoccupazione che non si riuscisse poi no a ribaltarlo, comunque a pareggiare la partita senza una vera punta. Poi invece, diciamo, con l'ingresso poi di Ricci qualcosa si è visto. Sì, diciamo che l'analisi di oggi la facciamo in base al risultato acquisito, però onestamente se fosse finita 3-1, addirittura 4-1 con la traversa di Seghetti, cioè 4 tiri potevano essere 4 di Ricci, gol di Ricci. Di Ricci, sicuramente il commento, l'analisi iniziale sarebbe stata diversa, perché tanto il risultato del campo modifica anche tante opinioni, anche quelle di stasera. Questo è vero, però allora varrebbe anche il discorso a Rimini, magari potevi incassare un gol, ancora no, poteva finire peggio. È stata una partita noiosa. Che, no, ma con la Recanatese potevi perdere. Però, insomma. Però, insomma, in realtà un conto sono gli errori sotto porta, le parate, certo, in conto no. Gol annullati che c'erano, insomma, ecco, da molto fastidio. L'impressione, Corrado, è che anche in Lega Pro, dove non
non esiste praticamente il VAR, si finisce per avere dei guardialine che si comportano esattamente come in A o in B dove c'è il VAR, diciamo, e quindi nel classe, dubbio tirano su la bandierina, e poi però se tiri sulla bandierina è fuori C, gioco. È da C, purtroppo abbiamo visto molti errori. Quindi si è visto però io posso... il gol regolare di qual è scandaloso, perché quello, no, quello poi lo rivediamo, è clamoroso. Però una cosa, io credo che abbia detto una cosa giusta Giopa, giustamente, scusate il gioco di parole, Perugia a centrocampo fa la differenza, e lo fa secondo me non soltanto nella fase attiva ma anche quella passiva, quella di non possesso. Anzi, secondo me cioè il fatto che non subisca molte reti, gran parte del merito è proprio del centrocampo, perché poi negli uno contro uno, secondo me difensivamente, e rivedremo anche quello, Perugia sbaglia molto, ha sbagliato anche con Angela, secondo me, lo dico tranquillamente, ha commesso un gravissimo errore perché si è fatto battere in velocità su un uomo che era lì vicino. Insomma, per me il lavoro, infatti l'assenza di Iannone secondo me domenica sarà importante, nonostante l'Olbia non è la Carrarese. Cioè credo che a centrocampo, Stefano, non so se sei d'accordo, la facciamo sia in fase attiva sia anche in fase di non possesso palla. Io credo che il centrocampo del Perugia sia uno dei migliori della categoria, per forza di cose, perché il centrocampo a rombo con Bartolomei davanti alla difesa, Juan e Iannoni a dare sostanza anche in fase di non possesso al reparto, e Santoro dietro le punte, è sicuramente un buon centrocampo. Delle volte però ci rendiamo conto che alcune assenze, tipo quella di Dell'Orco ad esempio, che noi anche lo scorso anno non abbiamo sottovalutato, non abbiamo, come dire, sottolineato a sufficienza, ci possono veramente creare problemi, tenuto conto, e sono d'accordissimo con te Corrado, che Angela in parecchie occasioni lascia la difesa un po' in difficoltà, specialmente se preso un po' di infilata, certi limiti fisici vengono fuori. A proposito di questo, poi cambiamo argomento, sempre legato al Perugia, naturalmente Roberto, devo fare a te la domanda, visto che è un ruolo che conoscevi bene, ma come mai i difensori, le domande da tempo, guardano sempre la palla e non guardano più l'uomo? Bella domanda. Perché è cambiato il tipo di gioco, si gioca ora chiaramente concentrati più sulla posizione e sul fatto che comunque devi occupare una zona di campo, e lo fai a prescindere dall'uomo che si sposta, che si muove, dopo in alcune fasi devi chiaramente stringere, però si gioca in linea, bisogna guardare sempre il compagno che hai vicino, bisogna giocare sempre allineati. Insomma, ci abbiamo preso già 2-3 gol per questo tipo ma di... Ma guardate che Baldini, purtroppo, è successo anche a Vicenza l'anno scorso, Baldini gioca un calcio veramente spregiudicato, e in difesa si gioca in maniera sicuramente... Forse era più comodo averci lui in difesa, probabilmente. Probabilmente miglior Baldini. Sì, però bisogna dire che il Perugia rischia, e il rischio è ammesso, il rischio secondo me è ammesso quando tu comunque davanti hai anche comunque la possibilità di concludere l'azione, perché questo caso, schierata, prende, noi prendiamo tutte le difese schierate, ho gol, trovato grave il gol che si è preso a Pineto, quello è stato, quello non ne parliamo, che lo potevi prendere anche prima, allucinante, abbiamo messo una serie di errori incredibili, no, in alcune fasi della partita sono inammissibili, no ma soprattutto quando devi gestire, specialmente quando sei in vantaggio, devi gestire il vantaggio, quello è simile. Io odio la ripartenza da dietro, la odio fortemente. Perché non avevo dubbi o sei su il Napoli o sei uno squadrone che ha piedi buoni, perché di là te vengono a pressare altri campioni, allora la fase diventa spettacolare, ma nel momento in cui lo fai in altre categorie, e purtroppo lo vedo fare anche dai giovanissimi, ok? È una cosa drammatica, secondo me. Sì, c'è un'impostazione. Le partite diventano di una noia mortale, non c'è più la fantasia. Io farei una petizione, rivoglio il numero 10, io voglio la fantasia al potere, perché questo calcio oramai è schematizzato. È vero, sono percentuali, numeri, passaggi, e invece la fantasia, che era il motore poi della palla rotonda, la stanno pian piano uccidendo. No, sono d'accordo. Ma i primi che il primo numero che è morto era il numero 7. Certo. Perché io mi ricordo quando noi avevamo Walter Alfredo Novellino, c'erano Causio, certo, Bruno Conti, Claudio Sala, parlavamo di giocatori di un certo tipo, cioè tu eri fortissimo e ci avevi davanti dei campioni. Il primo numero che è morto come fantasia è il 7. Dal 7 all'11 erano tutti forti. È vero, sono d'accordo. Ce n'erano pochi che... È vero.
Bene, e rimaniamo sempre su un tema, o meglio, io muovo da una considerazione che è stata fatta in settimana sulla nostra pagina Facebook, caro Stefano, sulla questione Cesena, perché tanto qui ormai no, è dibattuta, cioè si parla del Cesena come insomma, una sorta di squadra. Il Verghereto a meno 10 fa paura. Esatto, no, purtroppo questo è il tema. Cesena e Torres hanno 10 punti più del Perugia. Bene, valgono realmente così tanto più del Perugia? Secondo me no, però andiamo poi alla fine a analizzare. Credo sia importante. Analizziamo un po' le rose, no? O comunque la formazione tipo, nel caso del Cesena è più la rosa, secondo me, che la formazione standard di queste due squadre. Se la regia è pronta, andiamo a vedere. Intanto vediamo il Cesena. Questa è la formazione con cui sta giocando attualmente, no? Il Cesena. Allora, analizziamo la difesa. Poi, tra l'altro gioca con un 3-4-1-2, gioca in un modulo diverso, sì, sì, cosa fondamentale, bravissimo. Sopra. E cosa fondamentale perché almeno ci rendiamo conto un po' delle differenze. Allora, hanno tre centrali che sono Pieraccini, Prestia e Silvestri. Esattamente. Pieraccini è un giovane, è un ragazzo giovane, sta facendo benino, ma può valere, diciamo, fondamentalmente, no, poi qualcuno mi smentisca, un Vulicic, perché poi il difensore titolare, tra l'altro, che è quello che ha fatto 3 gol, è assente, si è fatto male, tra l'altro. E Silvestri, scuola Palermo, se non sbaglio, comunque siciliano, giocatore che sa farsi sentire, ha una 30 anni, un giocatore esperto sicuramente, e lo stesso più o meno vale per Prestia, ma non sicuramente giocatori insomma, fenomenali, giocatori validi, ma insomma, che possono valere più o meno quello che può essere il Perugia con i vari Dell'Orco, Angella e ha scelta uno tra... Dell'Orco secondo me è più forte di tutti. Di questi sicuramente, secondo me. Andiamo a vedere. Purtroppo non ce l'abbiamo. Andiamo a vedere la linea dei centrocampisti, perché poi allora Adamo è un giocatore espertissimo, Adamo, un discreto esterno, un giocatore di 30 anni che poi non ha giocato mai in categorie, insomma, no, ha fatto quasi sempre la Serie C fondamentalmente. Giocatore di una 30 anni, che è discreto, è nulla di che. De Rossi uguale, altro giocatore di esperienza, non fa tanti gol, ma è uno che, insomma, che sa dire la sua. Francesconi invece è un giovane, Francesconi è un ragazzo interessante, che sta facendo un po' un buon percorso, è un giocatore su cui ci sono varie squadre, che è un playmaker fondamentalmente, è discreto giocatore, ma non stiamo parlando di questo è quello che stai giustamente sottolineando. E finisco con Donnarumma. Donnarumma noi lo conosciamo bene. Perché lo conosciamo? Perché l'abbiamo affrontato poi in passato come giocatore. Un giocatore che quest'anno sta facendo un grande campionato, ma lui in realtà giocava con il Cittadella. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo affrontato, era in panchina, lui nasce come terzino, ma Toscano, che è un bravissimo allenatore, secondo me. E qui c'è la differenza. Lo sta facendo giocare da centrocampista esterno. Insomma, nessuno di questi, secondo me, arrivati fino al centrocampo, personalmente lo ritengo superiore, né per carriera né per niente al Perugia. C'ha delle buone prospettive Francesconi, ma gli altri sono solo dei mestieranti, degli esperti, poco più secondo me. Saber uguale, lo conosciamo. Perché lo conosciamo? Perché giocava con il Padova, se vi ricordate, l'abbiamo affrontato, ma a parte che lo faccia giocare a centrocampo, se non sbaglio, Mandolini, ma non sì, da trequartista. Esterno. Ed esterno, bravissimo, ma non da trequartista, qui invece lui sta facendo giocare e sta facendo bene. Davanti, obiettivamente, secondo me, ha qualcosa di più. Perché? Perché Corazza lo conosciamo, uno che segna con regolarità, un giocatore espertissimo, segna con regolarità, e Spendi, il giocatore italo-albanese, è assolutamente un giocatore, secondo me, valido, che sta facendo bene. Più, non ci dimentichiamo che poi hanno in panchina Carbo e Ogunseye, che sono altri due giocatori che segnano. Morale della favola, è una squadra che ha fatto 8 gol con Spendi, 6 con Corazza, Ciofi che è fuori, il difensore, quello che dicevo, che adesso è stato sostituito dal ragazzo, ma non è che è una squadra, a parte l'attacco, secondo me non è assolutamente superiore al Perugia. Per me c'è l'abilità di Toscano e un attacco superiore al Perugia. O quantomeno diciamo, Corrado, che non ci sono 10 punti a questo punto del campionato. Adesso giro per voi, io ho parlato anche troppo, ditemi la vostra opinione. Ecco, quello che volevo dire è proprio questo. La squadra è sicuramente un'ottima squadra, rodata, che ha costruito certi meccanismi sicuramente meglio di noi, che ha un allenatore, non si offenda nessuno, secondo me più bravo di quello che abbiamo noi, lo dice la carriera, non è che lo dico io, ma la carriera stessa di questi giocatori ci dicono che non ci sono 10 punti tra noi e questa squadra. Quindi la vera domanda è: perché abbiamo 10 punti di ritardo del Cesena? Ah, risponde Roberto. Ah, se vuoi posso rispondere. Roberto, non so se sei d'accordo sull'andata. Cioè, al di là dell'attacco, un buon centrocampo, ma non sicuramente superiore a quello del Perugia. Assolutamente, su questo ci metto proprio
come dire, allora, la faccia. Ma... Il Cesena è una squadra che probabilmente tenta di vincere il campionato ormai da diversi anni. Sì, e questo siamo tre anni. Sono tre anni, quindi hanno calibrato probabilmente gli acquisti. C'hanno un pubblico che è un pubblico che sostiene forte, perché hanno record di abbonati, credo, in Serie C su tutte le categorie, su tutti e tre i gironi. È una squadra che comunque ha un bel appoggio e probabilmente c'è anche una dirigenza che in questo momento ha saputo innestare. Però poi alla fine i risultati contano, ci sono 10 punti di differenza, sono reali, non sono reali. Il fatto è che tu devi ora colmare il gap di 10. No, però ok. No, sono reali, ci sono. Attualmente ci sono. E poi tu dici, hai detto bene, sì, ci sono giocatori, poi c'erano già l'anno scorso. Il Perugia, 6 titolari c'erano l'anno scorso. Se tu vai a vedere la formazione, non era che era tutta questa grande differenza. No, ma del tant'è Perugia. Che abbiamo sostenuto, e sono d'accordo, sul fatto che il nostro centrocampo è un centrocampo molto ben attrezzato. Con qualche spostamento, secondo me. Loro hanno dei cambi con qualcosa di più. Su questo bisogna dirlo. Infatti, noi davanti in attacco siamo senza cambi praticamente. Però partiamo un attimo. Vai, prego. Un secondino da lontano. All'inizio del campionato, quando Baldini ha detto ci troviamo in questa situazione, perché eravamo veramente in pieno limbo, quindi la squadra è stata come al solito. Questo non finirò mai di ricordarlo, assemblata all'ultimo, quello lo vendi, quello non lo vendi, quell'altro lo cedi, quell'altro lo dai via, quello riparte, non si sa. Il direttore sportivo, direttore cioè sportivo, c'è, no, non c'è, è un consigliere sportivo, diciamola così. Però io sono dell'idea che quantomeno all'inizio al mister è stato da perdonargli tutto. Questo l'abbiamo anche sottolineato e detto tutti. Fermo restando che un allenatore come Mimmo Toscano, che per me è tanto di cappello, perché è veramente un signor allenatore, no, per la categoria detto, poi è, per me è bravissimo, è veramente, sì, legge le partite come pochi, ha una rosa di mestieranti, secondo me. E non è che ci sono un paio di giovani interessanti, sì, dei giovani interessanti, come anche fuori. Noi abbiamo certo. delle eccellenze a centrocampo, però poi abbiamo anche dei mestieranti. Quindi assolutamente la differenza dei 10 punti tra il Perugia e il Cesena è che loro segnano e noi insegniamo. C'è poco da a girarci intorno. Poi, come dice Claudio, che ogni volta che magari segniamo due gol ce l'annullano pure. No, e quindi ci troviamo in situazioni un po'... Diventa ancora più dura. Sì, diventa ancora più dura. Io sono sicuro che se troviamo la quadra centrocampo, le occasioni da gol del Perugia da 3 diventano 8. Bene. Allora, lascio rispondere Claudio, poi ritorno sulla tua considerazione che è interessante. Vai Claudio. Io sono leggermente, c'è una visione un po' diversa. Qualche settimana fa c'era Massimo Boccucci, quando il Perugia aveva 6 punti da Cesena, noi stavamo dicendo che bisognava cercare di non perdere punti per arrivare a sto famoso scontro diretto in condizioni non di distacco abissale. Siamo arrivati a 10. Oh, siamo arrivati a 10. Mettiamo che sulla carta non ci sono 10 punti. A parte che tanto questo è uno sport che si vince, si segna. E purtroppo la differenza dell'attacco abissale, cioè, torni sulla considerazione. È devastante. La differenza è devastante. E quindi alla fine io non sono molto convinto che questo distacco si possa attualmente con la rosa attuale colmare. Anzi c'è il rischio notevole, visto che siamo a quante partite? A 15? Sì, 15 di poter aumentare. È ovvio che se a gennaio arrivano 2-3 giocatori, mettiamo tanti punti interrogativi, allora il discorso è diverso, ma attualmente con questa rosa non credo che possa colmare questo. Prego Roberto, vai. Volevo dire una cosa: se a gennaio arrivano 2-3 giocatori e ne partono, due o tre. Questo ci arriviamo e sono d'accordo con te, perché qui non è una. No, scusa, ma io dico, attualmente c'è un equivoco. Allora, per me c'è un equivoco. Scusate, rimaniamo sul tema. Allora, giustamente Giopa e Claudio hanno detto una cosa: questo sport si vince segnando. Quindi
mettiamo la Torres, bisogna avvisare anche la Torres. La Torres segna certo. Poco, bisogna dire che in questo sport si raggiungono 10 punti segnati, la Torres ha segnato 2-3 colpi del Perugia. Spiegatemi com'è possibile allora. Cioè, se il vostro ragionamento è questo, allora mi dovete dire come il buon Mastino, Ruocco, buon giocatore che a me tra l'altro piace, e Fischnaller comunque hanno fatto pochi più gol del Perugia, hanno 10 punti del Perugia, quindi la tua tesi per me in questo caso è smentita, quindi non è così, perché si vince anche, la Juve ne sa qualcosa, con tutto il rispetto, sì, naturalmente. Prendi il gol, noi prendiamo sempre il gol, ma se una delle squadre che ne prende meno, li prendiamo male, è lì che io muovo la critica e si chiama, non faccio ma un processo a bandino. Guardate, se guardate questa formazione, cioè, io questo e vi noi sto siamo dicendo. 10 punti dietro alla Torres. Non è un'attenuante, è un'aggravante. No, ma questo che sto dicendo. Forse io non sto. Si vince, io sto facendo una valutazione sì, tecnica. Ma non possiamo negare la realtà. La realtà è che ci abbiamo 10 punti. Ma che io che sto dicendo? Okay. Ma noi allora, stiamo se parlando. Vogliamo, allora sì. Dobbiamo arrivare alla sintesi, perché sennò la gente dice. Allora la colpa, la responsabilità di chi è? Perché sennò. Claudio, scusami, abbiamo... ma mi sembra che qua. Scusa. No, perché sennò. Allora, qua sono due. Allora, o non si ascolta. Io la sintesi l'ho detto. Ho posto io la domanda, chiaramente anche perché io le scrivo le cose, le dico. Secondo me la situazione attuale è dovuta a il Cesena ha un attacco più forte del Perugia, secondo me, ma complessivamente come rosa non è molto, ha qualcosa più del Perugia, non molto più forte del Perugia, secondo me. Io ritengo le responsabilità sono state dei singoli giocatori. In parte anche dall'allenatore, secondo me, in parte anche e l'ho scritto. Questo non vuol dire che Baldini lo metto, voglio dire, alla sbarra, sì, però... mi sembra chiaro. Di certe partite andavano gestite meglio. Cominciamo a fare e andiamo sempre all'analisi. Noi eravamo a 3 punti alla, mi sembra, alla 9ª giornata. Abbiamo buttato via una serie di partite per nostre responsabilità, ma non necessariamente perché tecnicamente siamo inferiori, perché sono cose scellerate. Secondo me quello che è successo con il Pineto è una partita folle che dovevi portare a casa, lo stesso vale quella di Rimini. Ma anche l'inizio. Poi se tu mi dici c'è sempre forte il Perugia, sì, la Torres no per me. Allora, 10 punti Rimini, più avanti. Tutti quanti, Rimini, perdonatemi, tutti quanti, e possiamo anche mettere una formazione ipotetica del Perugia. Perché così la sì, ci arriviamo, valutare. No, io analisi veloce della Torres prima, perché se no allora, rimaniamo sulla solo Torres. Dire una cosa, prego, vai, parla. Da questo punto di vista, tutti quanti siamo convinti che la coppia Vasquez-Seghetti sia probabilmente la coppia sulla quale puntare. L'abbiamo detto tante visto. Volte. Andate a vedere quante volte ha giocato. Ma l'abbiamo giocato detto, insieme. Ma l'abbiamo detto. No, noi sì, no, ma perché stiamo parlando come cioè, se... succedono le cose, abbiamo 10 punti, partiamo, abbiamo 10 no, punti. Ma ti dirò perché di più. Abbiamo 10 punti di distacco? Ti dirò di più. Quante volte hanno facendo. Giocato Vasquez e Seghetti insieme? Non solo. Andatevelo a vedere e poi ci avete le risposte. No, non solo. Io ritengo che qualcosa di più, lo dicevo prima, rispondendo a Roberto, debba arrivare anche dalla difesa. Deve avere sia come numero di gol, perché paradossalmente il Perugia la difesa segna pochissimo. L'unico gol l'ha fatto Cancellieri. Ci abbiamo un centrocampo che segna molto in proporzione. Un attacco che non è fra i peggiori in assoluto, è a metà classifica, non è naturalmente quello del Cesena. Se guardi il minutaggio dei due che, sì, sì, di cui sì, parliamo, ci sono dei dubbio, giocatori sì. Che hanno più però presenza anche di loro. Faccio l'avvocato del diavolo e lancio la provocazione, è chiaro che mancano delle punte, devono essere acquistati almeno uno barra due giocatori in attacco. Cioè Matos ha giocato il triplo dei minuti di Seghetti. Sì, ma Stefano, di che cosa vogliamo parlare? Stefano, ci sono 10 squadre che hanno segnato più del Perugia e quindi siamo quarti. Allora, però forse parlo una lingua, io te dico straniera, che... intendo dire, io personalmente sto dicendo, le due punte migliori che abbiamo adesso sono Vasquez e Seghetti, andate a guardare quante volte il nostro ho allenatore capito. Li ha fatti giocare insieme no, e quante volte hanno giocato te, Matos, Kudrig, Ricci e chiunque altro capitava lì. E questa è la cosa che va valutata, sì, poi questo... dopo per il resto allora, ci sono gli altri che abbiamo segnato, no, come se andiamo, mai se andiamo perché a vedere... i nostri migliori non li fai giocare, diciamo, e questa è la verità. Se guardiamo benissimo, poi allora chiedo scusa, Roberto. Con questo discorso la stragrande la percentuale maggiore cacciamo di responsabilità c'è cioè, la responsabilità più grande ma ridagli questa sintesi ma la responsabilità più grande è sempre di quello che gestisce l'abbiamo il tutto, detto. Cioè l'amministratore ma l'abbiamo detto, l'allenatore non lo dico io che è stato licenziato 800 volte lo dice la sua carriera io sto dicendo però è diventato bravo di colpo perché a Perugia non si può secondo te critica mai l'allenatore perché l'allenatore non c'ha mai io non critico l'allenatore però andiamo d'accordo in una lista secondo me c'è molto di peggio di Baldini sì sicuramente c'è qualche estate che sarebbe venuto al posto di Baldini in quella situazione ma non l'ha mica obbligato qualcuno
Vabbè, torniamo un attimo Roberto, torniamo un attimo sulla situazione attuale. Andiamo a vedere il discorso di Rete. Dopo essere stato esonerato a Vicenza, ti chiama il Perugia, ci viene di corsa. Bravissimo. Benissimo. Ok, io quello che voglio dire, poi a conti fatti l'attacco, a parte l'attaccante del Cesena, che secondo me è un grandissimo giocatore, ovvero Spendi, poi... Cioè, se Ghitti ha fatto 4-5 per il gol annullato, non è che gli altri ne hanno fatti molti più di lui. Guarda, cioè, i minuti che, finale, guarda i minuti che ha giocato, cioè, non è che c'è un... qui torniamo. Complessivamente, e questo sono d'accordo con Claudio, su questo sono d'accordo con... Complessivamente serviva una ripartizione di reti da chi in difesa ancora non ha fatto un gol, ha segnato soltanto Cancellieri. Io sono, per esempio, mi permetto di criticare, vado conto corrente, la difesa, per me la difesa del Perugia presa singolarmente negli uno contro uno ha subito secondo me troppi gol stupidi. Sono lenti da morire, bravissimo. Lì io sono critico, lì andava comprato un altro giocatore. Dopo c'hai un centrocampo per me molto forte, molto superiore. Questa è la mia opinione, non so se siete d'accordo. Però io rivedo anche che il Perugia, come ripeto, è una squadra sonnacchiosa. No, perché complessivamente dopo quando prende gol, stranamente si sveglia e diventa arrembante. Sono d'accordo. Allora, questo io lo imputo all'allenatore, ma non è una critica, dico solamente che a livello di discesa in campo, inizio partita, la famosa cazzimma. Ma sono d'accordo con te. Ci vuole dal primo minuto. Allora, noi abbiamo anche analizzato questo, non si fa un processo a Baldini. Io sono rimasto stupito sia dopo le dichiarazioni con il Rimini, e mi dispiace perché sostenere che il problema era il fumogeno perché il Rimini aveva raggiunto il Perugia, ripeto, Rimini sconfitto da più squadre, lasciamo perdere la Coppa Italia seconda, fino a un certo punto, lo stesso con il Pineto, la questione Vasquez, l'allenatore in seconda mi viene a dire che Vasquez è uscito perché era stanco, poi scopriamo soltanto la settimana dopo che è uscito perché era infortunato, e tra l'altro dicevano che era infortunato fermo in secondo tempo e l'hai fatto giocare, c'è un difetto di comunicazione o sbaglio? Grosso. Cioè, questa è la cosa che io dico, non lo fai rientrare in campo. E perché Kudryk, e perché non Matos, che Matos avrà tutti i difetti del mondo, ma rispetto a un giocatore come Kudryk è sicuramente superiore. Cioè, su questo lo possiamo dire a livello tecnico, queste sono le domande che pongo, no? Però, e questo è un accordo con Claudio, è stata fatta, assortita comunque una rosa che manca di elementi, mancano 1-2 attaccanti, come peraltro, e 1-2 difensori, come peraltro viene fatto tutti gli anni, questo per arrivare tutti a una risposta, gli anni un paio di reparti e si trovano monchi. Veniamo poi anche a un discorso anche di analizziamo il Perugia, dicevamo, no? Sì. Perché mi serve anche la formazione tipo, che non è poi quella di domani, perché purtroppo di dopodomani, chiedo scusa, perché mancherà Iannone. Se vogliamo mettere la formazione standard del Perugia, che gioca con un modulo diverso naturalmente rispetto a quello della Torres e del Cesena, se la regia è pronta, se mettiamo la formazione del Perugia, se no vabbè, andiamo ad analizzare la questione moduli. Domanda che faccio a tutti, ecco, voi, grazie. Ecco. La questione moduli, e qui mi ricollego a quello che diceva Roberto, l'importanza di un giocatore appunto come Ricci. Il Perugia può giocare anche con il 4-3-3 o giocare comunque con il 4-3-1-2 con Ricci dietro due punte, Roberto? Io in questo momento, dato che ho visto anche il Perugia col 4-3-3 e ho visto l'impiego, insomma, dei calciatori dei quali disponiamo, preferirei in questo caso giocare con un 4-3-1-2. Con Ricci dietro le due punte. Ma sicuramente, okay. Aspetta un attimo, io dico, l'allenatore li vede tutta la settimana, io ho paura che Ricci in questo momento... Beh, su questo io però ti interrompo, ma l'ha detto che Kudryk lo vedeva tutta la settimana, le cose sono due, allora o entrava il fratello gemello, perché allora questa è dichiarazione ci conta tanto. Secondo me se parte da un presupposto, se vogliamo cominciare da davanti piuttosto che da dietro, se parte da un presupposto che tu c'hai un solo attaccante... che è Vasquez, esatto, che ha delle qualità di possesso palla che non ce l'ha nessun altro dei giocatori disponibili. La necessità è una sola, che ha bisogno di un partner, a fianco, quindi necessariamente 4-3-1-2, se voglio gestire meglio la fase d'attacco, impone la scelta di Vasquez e un partner al suo fianco da scegliere. Okay? Ok? Io credo che sia Seghetti, visto come ha giocato finora, mi sembrerebbe una quasi obbligata come scelta, no? Sì. Ok, ci siamo? Sì, sì. E Ricci dietro alle due punte, perché è l'unico giocatore che ha la qualità per mandarli in porta. Però su questa formazione, Corrado, se tu guardi, abbiamo inserito ad esempio Lisi nel suo ruolo. Sì, no, assolutamente, anche su questo. Perché Lisi ha giocato praticamente le prime 6 o 7 partite perennemente titolare e perennemente fuori ruolo.
Sì, no, e, poi... e quindi vanno dette le mi cose. Mi domando come mai non è stato inserito certe volte da esterno quando anche a centravanti ha giocato. Sì, no, appunto. Sì, ha giocato dappertutto. Però su questa questione, se d'accordo, c'è chi vedi Ricci dietro le due punte, secondo te può essere una soluzione attualmente? Che poi le due punte in questo momento non è Vasquez che rientrerà. Potrebbe assolutamente essere Ricci dietro le punte. Poi Baldini ci crede tanto nel ragazzo, lo vuole quindi, recuperare, io spero anche con il Perugia crede. Anche con il Perugia, con tutti i centrocampisti, quindi anche con gli Annoni non fuori per squalifica, diciamo, quindi lasciare fuori uno tra Juan, Santoro e gli Annoni. Sì, io Juan premetto che non lo toglierei mai in Serie C, specialmente per certo, il lavoro che fa siamo... Però abbiamo parecchie frecce all'arco a livello di centrocampo. Anche gli Annoni, per come sta giocando adesso, è un po' insostituibile. Ma Juan e gli Annoni devono giocare sempre. Come ha detto Roberto, assolutamente. E a Rimini abbiamo finito la partita e abbiamo preso gol perché non c'erano, perché erano stati sostituiti sia Juan che gli Annoni. E non l'ho sostituiti mica io. Claudio, vedi diciamo Ricci dietro le due punte tu in questo momento per forza o Santoro e Mete, questo è il dubbio, per esempio dopodomani potrebbe inserire Acella a centrocampo e io no, non scusa no. Claudio, dico una cosa, non voglio vedere più Ricci sulla fascia laterale Io non vorrei vedere anche Acella al posto di penso che giocherà, sono d'accordo con te, prende mezzo 4-3-3 secondo me è un in questo momento con questo è un modulo con troppi rischi. Il 4-3-1-2 con giocatori al loro posto, secondo me bravo, è quello infatti, più performante. 4-3-3 non c'hai giocatori però, per fare. Però questo lo diceva l'allenatore del Perugia sul 4-3-3. Di dare una svolta, no, di sono d'accordo con Claudio completamente. Di prendere una decisione perché ma dopo questo è stato partite no, penso che lo farà, penso che bravi e questo secondo me l'aspetto più importante, quello che ha detto Claudio ora. Noi siamo alla quindicesima e ancora si discute se è meglio il 4-3-1-2, se è meglio il 4-3-3, se in quel ruolo deve giocare Tizio anziché Caio, se Kudryk fino all'altro ieri lo vedevi bene in settimana e giocava. Quando non hai ancora capito questo, alla quindicesima qualche difficoltà c'è. Chi la deve prendere questa decisione? Secondo te? Ecco, anche perché concludo, devo mandare la casa di carta. Ah, perfetto. Solo una cosa aggiungo, perché sul 4-3-3 lo diceva Baldini, ha detto fino alla sesta, settima, ottava partita che quello secondo lui era il modulo adatto al Perugia, almeno io riporto solo le frasi che diceva lui. Io direi di andare alla casa di Carda e cominciamo a studiare anche il nostro avversario. Linea alla regia, grazie. Amiche ed amici di TEF Channel, buonasera e bentornati alla casa di Carda. Casa di Carda che questa settimana tratterà il tema tecnico-tattico della sfida di domenica al Nespoli fra il Grifo e l'Olbia. Sfida che arriva dopo la pesante frenata occorsa al Perugia di Baldini. Perugia che entra nel mese di novembre quasi sulle ali dell'entusiasmo dopo la bella vittoria contro l'Entella e che ne esce palesemente ridimensionato con una statistica di punti negativa perché Perugia raccoglie soltanto una vittoria peraltro striminzita e due pareggi, perde con l'Ancona e viene eliminato dalla Coppa Italia. Fattori a cui aggiunge tutta una serie di dubbi tecnico-tattici e sulla tenuta tanto della rosa quanto del tecnico. Però non c'è tempo di soffermarsi con questi dubbi perché la sfida che arriva è importante, è tosta, perché l'Olbia, nonostante una posizione di classifica non comodissima, è comunque una squadra complessa e che peraltro viene da un risultato importante perché ha pareggiato al 92esimo una sfida salvezza contro il Sesti Levante e peraltro in una condizione di formazione piuttosto ridimensionata e quindi arriva a questa sfida sulle ali dell'entusiasmo. In più l'Olbia non gioca in casa dal 5 novembre, quindi ha tanta voglia di farsi vedere dai propri tifosi e va sottolineato che in casa l'Olbia ha perso soltanto con la capolista Torres, ma poi sempre in casa ha battuto l'altra capolista, il Cesena, quindi una partita da prendere assolutamente con le pinze, facendo attenzione a come ci si schiera in campo e soprattutto con che faccia si affrontano questi avversari. Ma che squadra sono l'Olbia? Allora, partiamo da un dato. L'Olbia è guidato dall'allenatore più giovane della categoria, parliamo di Leandro Greco, una vecchia conoscenza di Perugia che ha lasciato comunque buoni ricordi in città,
e che come tecnico si sta dimostrando un tecnico all'altezza della categoria e con possibilità anche di crescere. Il suo gioco è un gioco molto intenso, basato tanto sui duelli quanto sul pressing a centrocampo, e nonostante una rosa corta riesce comunque sempre a mettere in campo protagonisti importanti. L'Olbia gioca mediamente con la difesa a 4, una difesa dove i due centrali, che sono Bellodi e Motolesi, agiscono molto bene in coppia, essendo uno veloce e uno di grossa stazza. Però attenzione anche al giovanissimo Palomba, quello che domenica ha risolto la partita segnando al suo esordio un gol al 92esimo. Il centrocampo si può schierare tanto a due quanto a rombo, ma comunque con due esperti della categoria come la Rosa e soprattutto come De Sena, che parliamo di un giocatore che ha 331 partite in Serie A, quindi sa bene come si entra in questi meccanismi. Il tema vero è l'attacco, dove l'Olbia ha perso tanto il titolare Ragazzo quanto la riserva Nanni, e quindi costringe Greco a trovare una serie di soluzioni fantasiose. L'ultima è quella che riguarda Contini, falso 9, ma attenzione, perché Contini, l'ex Primavera del Cagliari, è un giocatore di passo veloce, capace di scartare, quindi uno che può mettere in difficoltà due difensori, come dire, con passo cadenzato come Angella e Buridic. Tutto questo però inevitabilmente al Perugia non deve interessare, anzi, Perugia deve andare lì, come abbiamo detto, con la faccia giusta, perché a questo punto della stagione non ci sono altri risultati che le vittorie. I pareggi abbiamo capito che non servono a nulla e che anzi rovinano le stagioni. Per farlo probabilmente vale la pena seguire il consiglio di Palermo, della Casa di Carta. Palermo che dice una frase che secondo me è perfetta per il Perugia di questo momento. La leggo, così non commetto errori. Il dolore è un usuraio, se contrai un debito con lui non lo ripaghi più. Il Perugia in questo momento è ancora pieno di dolore per la retrocessione, eppure un inizio di stagione che probabilmente è decisamente al di sotto delle aspettative. Questo dolore va scacciato, va messo da parte, perché la categoria lo impone e soprattutto perché la stagione è ancora lunga e di traguardi se ne possono ancora raggiungere tanti. La Casa di Carta vi saluta, vi ringrazia, ci vediamo la prossima settimana. Grandissimo Carda, che salutiamo, e ritorneremo sulla questione Olbia. Intanto diamo la linea alla pubblicità e ci vediamo qui fra poco. Chiloneria LCM è realizzazione ed installazione di gazebo e tettoie in PVC per aziende e privati. Chiloneria LCM, coperture personalizzate per furgoni, camion e semirimorchi. Teloneria LCM, realizzazione di tende da sole, coperture invernali per piscina. Teloneria LCM, installazione di pergotende automatizzate. Teloneria LCM, lo trovate a Ponte Pattoli, in via Leonardo Sciascia 24. Officina Race. Una officina al servizio completo per ogni esigenza dell'automobilista. Officina meccanica, elettrauto, gommista, convergenza in 3D, elaborazione e preparazione autosportive. Officina Race, via delle Industrie 18, Foligno, Perugia. Al Conad di Via Ubina puoi trovare qualità e freschezza con le migliori offerte, in un vasto assortimento dei migliori prodotti tipici umbri. E tutto per l'igiene e la cura della casa e della persona. Vi aspettiamo in Via Ubina 87 dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20 e la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Conad, cortesia e disponibilità sempre al tuo servizio. Yeah.
Melior Gomma è assortimento per ogni tipo o marca di pneumatico, per auto, moto, furgoni e mezzi agricoli. Melior Gomma, officina per servizio freni, ammortizzatori, tagliandi, centratura cerchi in lega. Melior Gomma è servizio auto con noleggio a lungo termine. Melior Gomma lo trovi in via Protomartiri Francescani 80 a Santa Maria degli Angeli. Melior Gomma al tuo fianco per accompagnare la tua strada. Nel cuore dell'Umbria, a Foligno, a pochi chilometri da Perugia, il forno San Feliciano continua a produrre nel rispetto dell'antica arte di lavorare il pane. Un pane casareccio cotto ancora nel forno a legna, come si faceva una volta. Il forno San Feliciano è anche bar, pasticceria, sia dolce che salata. Il forno San Feliciano lo trovi a Foligno, in Viale Firenze, 101. A soli 4 chilometri dal centro di Perugia e a pochi chilometri dalle mete turistiche più ambite dell'Umbria, il villaggio albergo I Loggi ti aspetta con il suo eccellente ristorante, con specialità regionali, con una magnifica piscina immersa nel verde. I Loggi sono a tua disposizione per il tuo relax, ma anche per il tuo lavoro, con sala riunioni e business center. I Loggi, la tua vacanza in città, a Perugia, in via Lambruschini 71. Pasticceria e caffetteria. La panetteria con una grande varietà di pani artigianali sempre freschi. La pasticceria con produzione sia dolce che salata. La soluzione giusta per feste ed eventi, sia familiari che aziendali. La caffetteria è anche un luogo ideale dove incontrarsi. Fiorucci è sempre vicino a te con i suoi 6 punti vendita tra Perugia e Corciano. Fiorucci ti regala la felicità ad ogni morso. Con noi per le tue mete da sogno. Rilassati e goditi il tuo viaggio senza pensieri. Noi di Oli Vacanze penseremo a tutto. Visita con noi i posti più esclusivi e immergiti nella bellezza incontaminata della natura. Oli Vacanze organizza la tua romantica luna di miele. Oli Vacanze e vivi con noi una vacanza indimenticabile. Oli Vacanze, la tua vacanza serena. Vieni a trovarci, ti aspettiamo in via Mastro di Casa 4 a Ponte Felcino. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Questa settimana
ha tenuto banco un bel libro scritto dagli amici Mario Mariano e Raffaele Garinella, La grande rimonta del Grifo. Il libro si è soffermato sulla grandissima rimonta appunto del Perugia sul Torino nel campionato 1997-98, culminato poi nello spareggio di Reggio Emilia, in cui i grifoni guidati da Ilario Castagnier ebbero la meglio sui Granata e conquistarono l'agognata promozione in Serie A. Oggi, ahi noi, siamo in Lega Pro, ma Dio solo sa quanto avremmo bisogno anche oggi di una grande rimonta. In quel campionato di Serie B, ripeto, del 1997-98, non potevamo mai sbagliare, eravamo rimasti indietro, dovevamo recuperare, e non potevamo sbagliare sia prima del confronto diretto, che era la penultima giornata, sia dopo. E infatti in sequenza battemmo il Genoa, vincemmo a Pescara, battemmo appunto il Torino nello scontro diretto a Perugia, una partita che fu una battaglia più che una partita di calcio, e poi vincemmo a Monza, arrivando quindi allo spareggio di Reggio Emilia, dove i grifoni riuscirono a superare il Torino e risolsero questa grande rimonta con una grande partita, una grande impresa. E però il Perugia di questa stagione ha accumulato un ritardo davvero pesante in poco tempo. Siamo a meno 10 da una coppia di squadre, Torres e Cesena, e il ritardo diventa francamente abbastanza pesante. Il Cesena, che viene considerata dagli addetti ai lavori, e non solo, ma credo anche giustamente, la principale candidata alla promozione, sarà ospite al Curi nell'ultima giornata del girone d'andata. Ma se questa partita potrà essere considerata fondamentale, lo si dovrà soltanto ai risultati dei tre incontri che ci separano dal fatidico 23 dicembre, quando affronteremo i romagnoli al Renato Curi. Allora avremo praticamente tre incontri prima di questo, quello di domenica prossima evidentemente ad Olbia, in casa contro la Vispesaro, e poi quello che per molti della mia generazione è considerato il derby più sentito, ovvero sia quello con l'Arezzo. E solo se riusciremo a vincere queste tre gare, la partita con il Cesena potrà essere davvero importante. Tenuto conto che mentre noi avremo il derby con l'Arezzo, Cesena e Torres avranno uno scontro diretto, quindi quantomeno entrambe non potranno vincere, potrebbe essere l'occasione per risucchiare punti importanti. Ma quello che mi preoccupa, tra le altre cose, perché di cose preoccupanti ce n'è più di una, sono le dichiarazioni che arrivano da parte della società, che iniziano a dire che in base a quello che accadrà da qui all'incontro con il Cesena dipenderà il mercato di gennaio. Ecco, se c'era un modo per scaricare l'ambiente, un ambiente già abbastanza depresso di suo, e per scaricare la squadra prima di questo rush finale del girone d'andata, i nostri solerti dirigenti per questo sistema, questo modo per scaricare l'ambiente, lo hanno trovato in pieno. E dimostrandosi una volta di più non all'altezza del compito che devono svolgere. E va bene che Santo Padre non rassomiglia a Gaucci neanche nei miei sogni più brutti, va bene anche che il paragone tra Baldini e Castagnier resta davvero difficile, ma sarà che il cuore del tifoso non si arrende mai, e che, come dice il grandissimo scrittore latinoamericano Eduardo Galeano, il calcio è l'unica religione che non ammette atei? Essendo io un tifoso di calcio, ci voglio credere ancora. Allora, grandissima introduzione di Stefano su quello che sarà appunto il percorso delle tre squadre di Perugia, Cesena, e non ci dimentichiamo anche della Torres, naturalmente citata da Stefano. Tre partite, Roberto, decisive, le prossime. Allora, il Cesena giocherà domani con la Juventus Under 23, e sulla carta è una partita, diciamo, abbastanza facile. Poi andrà Recanati contro la Recanatese di Pagliari, e non è una partita facile. Poi avrà in casa la Torres, quindi il Perugia. Perugia, lo sappiamo,
Olbia, Vispesaro, Arezzo e poi il Cesena. Invece per quanto riguarda la Torres, giocherà prima, va a Fermo contro la Fermana, partita non impossibile, diciamo, poi avrà l'Arezzo e poi il Cesena. E quindi col Pineto in casa giocherà. Io forse la Torres è quella che ha il calendario migliore, non è che poi alla fine la Torres è la squadra da battere diventerà. A parte che i campionati quando si arriva alla quindicesima giornata, i valori insomma rimangono questi, adesso non è detto che rimangano fino alla fine, ma chi si aspettava il crollo della Torres se lo dimenti, perché la Torres ormai se non rimane qui poco ci manca insomma a livello di classifica, ormai è una squadra che ha trovato una sua dimensione in Serie C, poi dopo sapete benissimo che se si arriva a un certo livello poi dopo che succede? Succede che chi ha la capacità di tirare remi in barca, tira remi in barca. Chi invece ancora vuole sperare in qualcosa di più, è arrivato adesso il momento, in questo caso facciamo riferimento al Perugia, che ci metta qualcosa in più, perché visto anche quello che è successo in precedenti campionati, la rimonta non sarebbe poi impossibile. No, assolutamente. Solamente che vanno fatti dei correttivi immediati, importanti, e sicuramente vi dico anche questo, che se riusciamo a recuperare in difesa l'uomo dell'Orco, che mi auguro sono che d'accordissimo, possa rientrare il prima possibile, la musica potrebbe cambiare di non poco conto. Chissà che musica sarà, Gioco, visto che tu musica ci capisci abbastanza. Ci capisci io la musica. Lo so. Cambiava la scelta. Sicuramente. Tre partite comunque possiamo dire decisive. Il Perugia dovrà cercare, possiamo dire tranquillamente, di fare quantomeno 7 punti nelle prossime 3 gare. Almeno. Prima di quella col Cesena. No, Perugia deve vincere tutte tre partite. Cioè, togliamo termini fondamentali, importante. Perugia deve vincere 3 partite. Di vincere se contro no, a Olbia come in casa, dicono a Perugia siamo del gatto, ecco. Il gioco è fatto, perché non c'è. Ma può una squadra che non ha mai vinto 2 partite di seguito come il Perugia riuscire a vincerne 3 quest'anno? Dico, io ti dico che se scattasse quel qualcosa, certo, che certo, la squadra fa vedere, faccio un altro esempio, Paz domenica scorsa è entrato, per me si è svegliato dopo il terzo o il quarto contrasto, perché o dormiva in panchina, perché cioè era una cosa, andare a cogliere il pallone per terra ci ha messo, cioè lasciamo perdere. Terribile. Quella è una cosa su cui deve lavorare l'allenatore, non c'è niente da fare. Perugia prende gol e si sveglia, se no giochicchia, tocchicchia, e ora ne devi vincere 3. Se vuoi sperare qualcosa. E per poi giocartela col Cesena. Claudio? Assolutamente sì, alla sei d'accordo? Bianca lì proprio. La classifica ci vede a meno 10. Tu pensi che il Perugia possa fare 9 punti in queste 3 partite? È vero che poi comincia un altro campionato a gennaio, per il Perugia non succede da 10 anni, però è preoccupante. Non sarà facile, comunque bisogna assolutamente buttare il cuore oltre l'ostacolo, come dicevano una volta. E quindi bisogna provarci, perché no, quello assolutamente, provarci. Se no, in questa situazione un po' di depressione anche calcistica che attanaglia ormai la città, lo stadio, cioè basta vedere anche i numeri delle presenze, forse lo so se ci torneremo dopo, ma quando il calcio fa la metà dei spettatori del volley, forse qualche domanda qualcuno anche noi ce la dovremmo fare, insomma, no? Direi. Lo zoccolo duro si sta affievolendo. Questa è un'osservazione fondamentale, questa. È preoccupante. C'è uno stato depressivo, parecchia gente rinuncia ad andare allo stadio. Cioè allo stadio mi mette pensiero anche fa 100 metri a piedi, no? 100 o 200 chilometri per una volta. Guardate, la cosa drammatica che stiamo vivendo, e sono rapidissimo, io per il mio lavoro sono in giro praticamente tutti i giorni. Il Perugia lo seguono tutti. Il problema è che allo stadio non ci vengono più. Questo è il dramma. Ma non è che c'è minore attenzione nei confronti del Perugia. Tutti hanno attenzione nei confronti del Perugia. Tutti parlano del Perugia. Il vero problema è che la gestione Santo Padre è arrivata a capolinea. Anche questo signore ne dovrebbe prendere atto. Sì, diciamo che poi c'è anche un cambiamento sociale. La gente va un pochino meno allo stadio negli ultimi 15 anni.
le televisioni, sì, ha portato a tutto un discorso, sia, ma non a questi livelli. No, qui siamo, oltre. C'è una crisi di entusiasmo. No, ma è palese. Cioè, l'entusiasmo, d'altro canto. Metti anche è una partita alle 6 del pomeriggio. Sì, anche io sono d'accordo con Gioppa. Orari folli. Cioè, giochiamo la domenica alle 2. Ma perché una volta c'avevi problemi andavi a vedere una partita? Roberto, noi saremmo di a meno 10, eravamo 9.000. 7.000. Ma tantissimi, ma sì. Io vi dico una cosa in più e poi dopo quel Toria era freddo, poi, era freddissimo, eravamo sotto zero e vincemmo 1-0 signor Placentino okay. Bravissimo, sotto la verso curva la curva sud. Allora, detto questo, che lo sapevamo io, e te, io mi ricordo di una cosa sì, è vero, detto, io mi ricordo una cosa, noi organizzammo quando il Perugia non esisteva, perché c'è stato un momento in cui il Perugia era fallito e non esisteva ancora la nuova società. Organizzammo con il Comitato Città di Perugia una manifestazione in centro. C'erano 4.000 persone quella sera. Oggi non sono neanche allo stadio. C'erano 4.000 persone per dire noi tifiamo per il Perugia. Era il più grande atto d'amore che ci può essere. Siamo tifosi di una squadra che in questo momento non esiste. Qualcuno si dovrebbe porre il problema se una squadra che esiste non riesce a fare gli stessi spettatori. Siamo perugini e quindi ci conosciamo tutti abbastanza bene. Questo è il modo con cui il perugino ti fa capire che il rapporto è finito. Cioè, perché del Perugia se ne parla al bar, se ne parla con gli amici, c'è questa trasmissione, ce ne sono altre due o tre su altre emittenti, cioè comunque il Perugia il suo seguito ce l'ha. Però il rapporto con il rettangolo verde e lo stadio, perché il perugino è così, si stufa, è stufo e depresso, tanto depresso. Bene, cioè male. Io in primis. Male. Andiamo, sì, andiamo a rivedere un po' le con botte risposte alle questioni sollevate da parte, insomma, dei tifosi sulla nostra pagina Facebook. Alcune sono davvero interessanti. Sigla di botte risposta, grazie. Allora Stefano, parto da te, da una questione che ha sollevato Cristian Cavalaio, che tra l'altro salutiamo, che sta negli Stati Uniti, ma è sempre molto attento al Perugia. Dice, società a parte, vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo Seghetti davanti e il miglior centrocampo della C, 6 punti buttati più 2 regalati. Sabato dagli arbitri, 2 regalati sabato. Il Cesena calerà. Ripeto, perdonatemi, la pensa esattamente come me, io dico, bravo Cristian, hai perfettamente ragione. Niente da aggiungere. Sì, però qualcuno sotto ha scritto, il Cesena dovrebbe crollare, come ha fatto il Padova 3 anni fa, e noi dovremmo avere una continuità che non abbiamo dimostrato finora. Questo tanto, dobbiamo vedere quel che succede. Ora, quando sei dietro non puoi guardare agli altri, devi guardare a te stesso e non guardare la classifica. Devi sapere che a Olbia devi vincere, come diceva prima Gioppa, a Olbia devi vincere, con la Vispesa lo devi vincere e via discorrendo. Quando sei dietro non puoi più, ecco l'Arezzo, figuriamoci, doppiamente vincere, però non ti puoi permettere nulla di più che questo. Qualcuno eccepisce Renato sul miglior centrocampo della B, ma chi ve le racconta queste cose? Beh, insomma, i fatti, secondo me, cioè, come centrocampo, penso l'hanno detto anche tutti gli allenatori, il centrocampo del Perugia della C, il più forte centrocampo della C in assoluto. Ma basta guardarlo quando giocano, cioè questo, cioè non c'è, non mi devo inventare niente di particolare, no, tu vedi quando giocano e capisci che hanno un'idea del possesso palla che gli altri non ce l'hanno, tecnicamente sono nettamente più forti, che devo aggiungere? Anche senza la palla. Anche senza la palla, dai. Anzi, lì ancora meglio. Lì è meglio, certo, che la recupera. Gioppa Mauro, che poi Mauro Trampolini ha scritto giorni fa, che salutiamo tra l'altro, dice c'è poco da aspettarci, mantenere questo organico sarebbe già un risultato, lui già guarda a gennaio. Potremmo privarci di Lisi, non perché sia buono per la cima, perché Baldini non lo utilizza nel ruolo a lui più congeniale, in cambio di una punta, questa sarebbe un'operazione da fare, sei d'accordo? Penso a sto punto di sì, cioè tanto qualcuno devi vendere perché non abbiamo la persona che compra di sua sponte, quindi se vende da una parte riesce ad acquistare. Può essere Lisi secondo te il giocatore? O Lisi, o come dicevamo prima con Roberto, dell'Orco. Ah, quindi Santoro, questi, diciamo, Santoro, Juan, tanto Juan in scadenza nel 2024, ricordiamo questa cosa, quindi vabbè, vediamo quello che
succederà. Allora, io non rinnoverà senz'altro. I tentativi di vendita di Juan sono stati molteplici. Juan non è particolarmente richiesto dal mercato, altrimenti sarebbe già partito. Ma nessuno, anche Santoro doveva andare ogni settimana, si leggeva una squadra, poi di fatto è rimasto. Perché non è che ci sia, siamo retrocessi lo scorso anno. No, ma credo anche Stefano che le richieste anche economiche non siano adeguate. Questo puoi aver perfettamente ragione. Ah beh, per lui le richieste non sono mai adeguate. Mi dispiace dirlo. Sì, questo è andato, purtroppo è andato di fatto. Però secondo me, spero di sbagliare, ma credo che uno fra Juan e Santoro, secondo me a gennaio verrà sacrificato. Claudio, su Ricci, si parla sempre di Ricci, che è fondamentale, è arrivato il momento che si dia una svegliata, dice qualcuno, ci ha avuto problemi seri, nel senso... Tanto mettiamolo a giocare dove sa, io lo metterei trequartista dietro le due punte e poi vediamo che secondo me il giocatore è molto molto forte, ha doti tecniche rare in questa categoria, uniche, e quindi va valorizzato in base a quello che può dare. Secondo me va messo come trequartista, ne abbiamo parlato prima, ma metterlo esterno alto, no, ha faticato anche a Pineto, ha faticato. Cioè non esiste, l'esterno alto non esiste. Vuol dire consegnarlo, cioè non lo so, fargli fa brutta figura, no, parola povere, o no? Quello che hanno fatto con Lisi. Non sono d'accordo. Esattamente, Lisi io. Fuori ruolo, ciao. Su questo sono d'accordo con Stefano, può giocare anche da esterno basso, lì se non succede nella sua Liga ruolo, Pro non era, può farlo. Era il suo ruolo. Domanda prima di andare a vedere gli screenshot che voglio fare a Roberto invece. A me Sighetti prima punta è piaciuto molto contro la Carrarese. Cioè, questo è un giocatore che potenzialmente sta migliorando anche in un ruolo che non era il suo. Cioè si è mosso bene, è sempre più, no, opportunista. Probabilmente ancora no, ma può diventare secondo te anche una prima punta in un futuro? Ma se quest'anno ti è capitata una fortuna, perché questa è una fortuna, le fortune esatto. quando capitano vanno chiaramente alimentate. Come le alimenti? Allora, o lo fai giocare a prima punta o gli metti qualcuno al suo fianco che sia partner d'attacco, sì, perché io mi ricordo Vasquez, me sta bene. Tanto in certo. Io mi ricordo che il Perugia aveva perso tanti spettatori e il ritorno e la scoperta di Pagliari e Morbiducci quell'anno che rubarono il palcoscenico ad Ambu e Cavagnetto. Bravo. Hanno riportato la gente allo stadio. No, e il Perugia quasi in Serie A. E il Perugia quasi in Serie A. Perché noi ci andammo a giocare con un grandissimo recupero anche in quell'occasione, la Serie A a Genova con la Sampdoria, perdemmo quella partita e non riuscimmo a rientrare. Sì, però con i punti di Pagliari e Morbiducci avevamo più punti delle altre che poi furono per. Parliamo sempre Gagnoni. Di 12.000 spettatori. Quindi quando tu trovi la fortuna, quando trovi fortunatamente un giocatore che può garantire comunque, perché c'ha anche... C'ha quella rabbia calcistica, voglia di emergere, quelle cose che veramente non si vedono. Non si vedono. Quell'anno, il Perugia riuscì addirittura a pareggiare in Coppa Italia a Torino con la Juventus, che non è che capitato tanto in casa, spesso, 2-2 facevamo. In casa le vincemmo quasi tutte, fuori casa facemmo... Ci mancò qualcosa. Che poi era quella dell'episodio poi citato che abbiamo visto anche sulla nostra pagina di Perugia Pisa 0-1. Corrado, quindi per concludere, o prima o seconda punta deve giocare. No, quello sicuramente, però nel senso a me, e ne approfitto proprio per andare con gli screenshot, se la regia è d'accordo andiamo a rivedere anche i frame della gara della scorsa settimana. Se andiamo con screenshot, grazie, io mi alzo, scusate. Allora, questo è il commentate voi, io il gol annullato a Juan, cioè ditemi voi come si fa è tenuto in gioco da uno da di due, mezzo metro e probabilmente anche dal secondo. E il guardialine, se guardate, è in linea. Come è possibile che un guardialine non riesca a vedere? Ditemi io te l'ho detto, per me i guardialine ormai arbitrano come se ci fosse il VAR, anche quando non c'è. Roberto. Quindi tirano sulla bandiera. No, questo è l'incapace. Sono d'accordo con Gio. Cioè non è possibile non anche vedere. Anche perché è in linea, cosa guarda? Questo non era difficile questo, cioè non è una lettura. No, ma è piazzato anche bene. Sì, io. Cioè è drammatica questa cosa. Questo perché è piazzato perfettamente in linea. E questo purtroppo è il gol annullato a Juan. Ho aspettato di vedere le immagini. Posso dire una cosa sul gol annullato a Juan? Io ho visto le pagelle di qualcuno. Sì, vai.
in cui si dava un voto positivo a Matos perché un difensore della Carrarese gli ha deviato un cross sbagliato in porta e voti invece insufficienti a Juan e a Seghetti perché un guardialine, anzi due guardialine incapaci gli hanno annullato il gol. Sì, ma al di là dei... mi sarebbe piaciuto vedere i voti ma... con i gol concessi. Ma al di là dei gol probabilmente ha visto un'altra partita, ma parecchio, dire, a prescindere dai gol perché i movimenti forse non li ha visti. Andiamo perfettamente d'accordo. No, ma questo io facendo giornalista per me. Questa, ecco, io e qui quello che dicevo prima della difesa, che secondo me è sfuggito. Questo secondo me è un gravissimo errore di Angella. E mi dispiace, ma non si può far anticipare, c'era tutto il tempo per stare attaccata all'uomo e si è fatta anticipare in maniera incredibile. Non so se qui poi tutta la difesa schierata praticamente, prendiamo questi sono i gol che Perugia non deve prendere. Ci purtroppo inventato. No, ma proprio incredibile, ma c'era l'uomo, era fermo l'uomo. Ma anche perché no, se voi vedete l'uomo colpisce di esterno e la mette nell'angolo e lui non lo presta per niente, esatto. Lì soltanto la pressione del corpo, e qui abbiamo un difensore, Ricordo, Roberto, solo la pressione del corpo ti crea difficoltà bruciato, a fare quel tipo di giocata. L'ha bruciato, è ritardo. Sì, ma lì c'aveva il tempo per la lettura, c'è un conto Seghetti che... Per me uno come Angella, che c'ha una struttura fisica più o meno alto come... ma allora stai attaccato, non gli lasci parte un metro. È vero. Su tre metri lo riprendi. Ma non doveva lasciare tutto quello spazio, secondo me. Assolutamente no, prima doveva stare. Non doveva mollare un centimetro, cioè quello incredibile, attaccato. Purtroppo questo non so, Claudio c'è d'accordo, questo è un errore grosso. Andiamo avanti. Vabbè, però complessivamente Angella è rimproverabile, per carità. No, in questo parlo di questa situazione. Però pensa se ci fosse. È meglio non pensarci, infatti. No, ha tirato la carretta fino... Abbiamo visto, senza offese, lo dico senza offese e con tutto il rispetto e con l'auspicio che possano migliorare. Abbiamo visto Morichelli e Vasquez, abbiamo visto. No. A Pineto. No, lo dico con tutta la... Morichelli a Pineto mi sono sentito. No, però senza essere... Ecco, io auguro loro di crescere, però insomma, ecco, abbiamo visto. Ha sbagliato anche il rinvio. Sì, no, abbiamo visto tanti. Cresceranno, anzi, però. Sì. Andiamo avanti. E niente, questo è l'episodio a cui si riferisce Stefano della deviazione su Matos. E questo ci è andata bene perché effettivamente è un cross, pallone colpito male. La Marchei. Ah, perché Marchei fece un gol su una deviazione. Contro la Fiorentina, per la precisione. Nel 76-77 immagino. È preparato però Roberto. Bene, allora scorriamo, questo è il gol sulla deviazione. Ero gradinata a vedere la partita insieme a Michele Dappi, che saluto. Perfetto. Andiamo avanti. Questa è niente, l'occasione, diciamo, della quella di ripallone servito da Seghetti a Ricci. Tiro da fuori area e traversa. Ricci si è mosso bene. Sarei stato contento che facesse gol, al di là del fatto che avremmo a quel punto probabilmente vinto la partita, perché anche per Ricci poteva essere una grossa iniezione era di fiducia. Una manna, e mi dispiace molto che la palla è terminata sulla traversa, perché per lui poteva essere importante. Scorriamo, questa è una bella azione tra l'altro, scrive del Perugia, andiamo avanti, questo è il tiro che purtroppo si è stampato sulla terra, ha calciato molto bene, sì, sono d'accordo, ha calciato davvero bene, troppo bene forse. Ma calcia sempre bene. Sì, beh, giocatore di tecnicamente indiscutibile, andiamo avanti e c'è l'episodio questo di Seghetti, incredibile sul tiro di Santoro, anche qui guardare in allina, meno facile rispetto a quello di Juan, ma obiettivamente ha fatto un grande movimento. Seghetti in queste situazioni è bravissimo, è sempre bravissimo secondo me. Andiamo avanti, si vede più da vicino, comunque se non sbaglio c'è un'inquadratura più da vicino, ecco perfetto, guardate qua, cioè voglio dire qui proprio è incredibile non vedere, qui per me Seghetti è stato bravissimo, e dicevo però che in queste situazioni qui la società dov'è? Non c'è, no? Ci annullano due reti valide, ma vuoi almeno dire porca miseria, ci hanno annullato due gol buoni, così non va bene? Silenzio, tombale. E, io francamente non l'ho mai vista una cosa così, non dico che tocca far come faceva Gaucci, ma neanche chiedere di essere fustigati dopo che ti tolgono due gol validi. Bene, io mi riservo, questo era l'ultimo episodio, quindi diciamo un po', alleggeriamo un pochino il tutto. Intanto direi di andare a guardarsi, perché parliamo anche dei nostri avversari, l'Olbia che è una squadra tutt'altro che agevole, bisogna fare molta attenzione. E ti ringrazio per l'invito, ma mi hai invitato, pensavo che fosse una puntata accomodante, ma mi è sembrata una puntata d'assalto. No, infatti abbassiamo, siamo sempre d'assalto. Abbassiamo un pochino il coltello fra i denti, prendiamo un po' sullo scherzo, andiamo a vedere questo video di un paio di tifosi dell'Olbia. È molto molto divertente, andiamo a vedere, brevissimo video, se la regia è pronta mandiamo il video, grazie. Mm.
Non è ancora pronto. Non è ancora pronto. Bene. Allora Stefano, invece allora andiamo, andrà meglio la prossima volta, andrà meglio stavolta speriamo con il servizio, nel senso che cosa, se è pronto la sigla andrà meglio la prossima volta, se no lo dici da solo, non certo. So se la... Ho scelto Portanova del Gubbio, mi spiace, ma come dire, è stato protagonista di un errore gravissimo in occasione del gol di Ruocco della Torres, perché praticamente la palla era in completo suo possesso, poteva rinviarla, poteva colpirla di testa, poteva fare tutto meno quello che ha fatto, perché è scivolato in maniera un po' goffa e rotolato per terra. Nel frattempo Ruocco ha preso la palla e indisturbato e si è trovato solo davanti al portiere battendolo e segnando per la Torres. Quindi a Portanova possiamo dire che andrà meglio la prossima volta. Portanova è quel giocatore che insomma in occasione del gol nella straprovinciale contro il Gubbio permise praticamente, no? Sì, è vero, è vero. Ma stavolta come dire, ha fatto meglio. Qualcosa di peggio. Sì, sì. Grazie comunque anche per quell'episodio. Allora, ringrazi Portanova, non è che non è mica voluto, non credo che l'hai. Ma lui è educato. Sì. Comunque certo, è un bravo centrale. Senti, no, dicevamo bravo. Prima dei tifosi dell'Olde, andiamo a vedere questo simpatico video di due tifosi della squadra sarda. Grazie. Senza perdere tempo, cominciamo subito. Lo conosci l'Olbia? Ehi, la conosco. Ho preso un'altra nave per stare accanto a te. Ho attraversato il mare, raggiunto lo stivale solo per star con te. Iniziamo! Va bene Stefano, insomma questi tifosi anche non giovanissimi. In effetti le trasferte sono pesanti per l'Olbia. Simpaticissimi, tanto. Claudio. Sì, ma ci siamo comunicati nelle ultime ore che l'Olbia Calcio comunica la sottoscrizione in data odierna di un contratto preliminare tra i soci del club e un gruppo di investimento svizzero. Quindi... Dopo Ravenna che è anche andata all'estero, sembra che anche l'Olbia sia il trend tanto più appetibile del Perugia, certo. Sarà sicuramente da una società di investimenti in svizzera. Beh, però è normale che è più appetibile del Perugia perché dipende anche come la situazione finanziaria, tutto economico, come era il Cesena che è stato, insomma, no? Se pensiamo che a Cesena c'è stato un professionista perugino a organizzare un po' la cosa, esatto. Il rammarico aumenta. Va bene, e direi di dare la linea regia per la pubblicità e poi ci ritroviamo qui con il venerdì si fa la storia con un bellissimo cimelio che ci ha portato Claudio Giulietti. A fra poco. La Grifo Cornici realizza con passione e professionalità cornici su misura per quadri, stampe, specchi. Le cornici made in Umbria le trovi da La Grifo Cornici, via Ludovico Ariosto 9, Magione, Perugia. Grande assortimento a prezzi di fabbrica. La tua antenna o la tua parabola hanno problemi di ricezione? Rivolgiti a L'Antenna Service, dove tecnici specializzati con competenza e professionalità risolveranno i tuoi problemi. La tua linea internet è lenta? La soluzione è a portata di mano con la nuova Sky Wi-Fi. L'Antenna è il tuo Sky Service a Perugia. E inoltre Eolo, Linkem e Tiscali. Per vedere la tua squadra del cuore, rivolgiti a L'Antenna Service di Silvano Scoscia, a Perugia, in via Sette Valli 133. RP di Paolo Rondelli si occupa di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per privati ed aziende. RP di Paolo Rondelli, il modo più intelligente per risparmiare sulle vostre bollette. RP di Paolo Rondelli è realizzazione di impianti fotovoltaici sostenibili a tetto o a terra.
RP di Paolo Rondelli, lo trovate in via Flaminia Nord, chilometro 191, a Gualdo Tadino. Nella zona industriale di Ponte San Giovanni potrete trovare Rada, un'azienda leader nel settore automotive. Rada assiste i suoi clienti con la vendita all'ingrosso e al dettaglio di ricambi elettrici, meccanici e diesel per veicoli di ogni genere. Rada offre al cliente la migliore selezione di prodotti al prezzo più concorrenziale. Rada, l'eccellenza per qualsiasi veicolo. Rada è a Perugia, Ponte San Giovanni, in via Benucci 69. AgriMac 2, vendita ed assistenza di macchine da giardinaggio. AgriMac 2, concessionario per Perugia del prestigioso marchio Eco, garanzia ed affidabilità giapponese. AgriMac 2, tutto quello che ti serve per la cura del tuo giardino. AgriMac 2 è a Madonna Alta, Perugia, in via Michelangelo Iorio. Alla vetrina delle bontà trovi tutta la qualità e la genuinità di prodotti gustosi, realizzati con i migliori ingredienti, ideali per i tuoi rinfreschi, cerimonie, catering e per tutti i tuoi momenti speciali. Vieni a trovarci a Ponte Felcino in via Messina 1. La vetrina delle bontà soddisfa la tua voglia di buono. Questa sera abbiamo due cimeli secondo me particolarmente importanti, sempre che vengono da ringraziamo la famiglia Mugnani, Claudio, Fabio e Alfredo, perché ci hanno dato delle cose, delle chicche. Questo è un gagliardetto che veniva messo negli anni 60-70 sullo specchietto retrovisore delle macchine. E la particolarità di questo gagliardetto, ovviamente del Perugia, che è stato stampato con il grifo che guarda la parte opposta, quindi è particolarmente raro, anche perché è stata sbagliato questa stampa, quindi è carinissimo e datatissimo, perché parliamo di cimeli che hanno superato i 60 anni. Insieme a questo gagliardetto c'è questo libro, questo libretto particolarmente interessante, che fa la vera storia del Perugia dal 1900 al 78. Già scrive 1900, lascia capire quando è nato il calcio a Perugia, in cui si ricorda
proprio i primi passi. Il primo passo del 1900 era la squadra di Perugia, era rappresentata dalla squadra dell'università dei stranieri di Perugia, che partecipava con la maglia Cerise, quindi la prima che poi si avvicinava ai colori sociali biancorossi del Perugia, che furono ufficiali nel 22. E poi una serie di aneddoti che anch'io non conoscevo, quindi veramente interessanti. Quando i giocatori pagavano di tasca propria, e io mi sono segnato una cosa che è molto carina, nel 1911 parteciparono a un torneo provinciale a Terni. Perché provinciale? Perché Terni divenne provincia nel 27 e quindi le trasferte a Terni erano nell'ambito della provincia di Perugia, PU, provincia umbra di Perugia. I giocatori pagavano di tasca propria e avevano un unico vantaggio, ascoltate, poter assistere ad una lira alle stagioni liriche del Teatro Pavone Turreno. Questa mi mancava. C'è anche un altro da questo punto di e chi arrivava ultimo pagava caffè. Bravissimo, che chi arrivava al caffè Turreno era l'appuntamento, chi arrivava ultimo dei giocatori pagava il caffè. Questo è penso calcio romantico a livello dei pionieri, quindi in questo opuscolo veramente ci sono degli aneddoti, non ce l'ho, e delle cose estremamente interessanti che anch'io, che bene o male ne ho letti parecchi, non mi mancavano. Non l'ho mai visto nemmeno io. È rarissimo, quindi ringraziamo diciamo la famiglia Mugnani perché ci ha dato la possibilità di presentarlo. Io lo ricordo e vagamente, di leggerlo. Invece, però non è... Io mai visto. Quando ero piccolo, mi ricordo vagamente. Mio padre su. E ci sono delle fotografie veramente belle e anche degli aneddoti. Diciamo, noi avevamo la 500L. 20-30 veramente interessanti. Come sempre, vabbè, tanto ormai non c'è più bisogno neanche di ricordare di contribuire al museo, perché tanto le donazioni che ormai cresce in maniera esponenziale, è rimasto stretto come, esatto, come con metri quadri, però insomma meglio così. Claudio, approfitto di te per visto la situazione di Mimmo, che non è stato bene, non sta bene, lo vogliamo ricordare che sta passando un momento difficile. Un abbraccio a Mimmo da parte non solo mia ma di tutta la comunità dei tifosi del Perugia. Manifestazioni di solidarietà arrivano da tutte le parti, da tutte le parti, anche nel, no? Nella provincia cosiddetta, no, avversari, perché si stringono tutti di fronte a una persona che bene o male ha rappresentato, chi ha una certa mentalità ultras, che non ha età, cioè deve superare in questo momento anche le divisioni. Credo che Mimmo sia conosciuto un po' da tutte le tifoserie d'Italia, penso che forza. Arrivano, a me mi risulta che arrivano insomma segni da parte di tifoserie di Serie A addirittura adesso. Certo, quindi, insomma, perché chiaramente noi fino in copertina di Supertifo. È vero, quindi ci diamo a Mimmo tutto il nostro supporto e l'affetto, l'affetto che merita. Io non l'ho voluto mettere neanche sulla pagina, perché per me è un amico, gli voglio bene, e non l'ho voluto mettere sulla pagina perché non mi sembrava giusto. Dico solo che con tutte le difficoltà che ci sono, io voglio sempre fare come prima, ci voglio credere. Dai, Mimmone. Dai, forza. Forza, Mimmo. Bene, un saluto e un abbraccio al mitico Mimmo Domenico Pucciarini. E andiamo con l'ultima rubrica, le odi del Conteneo, poi ci ritroviamo qua per i saluti. Grazie. In primis, Baldini con le sue scelte voglio ringraziare. Pensa ad essere Guardiola, ma troppe bistecche da mangiare. Che più che costruire dal basso, sembra una mandria pascolà, con giocatori fuori ruolo e qualcuno che manca dovrà giocare. Di questi se ne salvano pochi, manca proprio la qualità. C'è gente coi piedi quadri e con quelli non è facile di assegnare. E se può aggiungi gli errori, che a turno vanno a fa, a noi poveri tifosi non ci resta che bastigna. Siamo arrivati a dicembre e la vetta va alla chiappa. Non ci manca la speranza che lassù si vanno a suicidare. Ma al solito è sempre uno,
che c'ha l'esclusiva della nullità. Il sorcio che in 10 anni la curva nord sta svuotando. Allora, ringraziamo il Conte, non tanto per l'ultimissima parte, che sì, è entrato un po' non, insomma, in maniera... no, però ha fornito effettivamente uno spunto, che era una delle domande che volevo fare, che è l'ultima, che però sottopongo a tutti voi. Effettivamente questo possesso esasperato, in certe situazioni, io ho visto per esempio Bartolomei che tendeva sempre a passare il pallone dietro, cioè verticalizzare, cioè siamo passati da un allenatore che verticalizzava e basta, in maniera esasperante, a uno... Esatto, a uno che insomma fondamentalmente tende un pochino a fare un fraseggio anche eccessivo, Stefano. No, anche perché, come dire, quando tu comunque fai la ripartenza dal basso, e lo diceva prima Giopa e sono d'accordo con lui, in maniera così esasperata, conta la velocità con cui fai questo tipo di manovra, perché se la fai poi lenta, anziché diventare un'arma in più, diventa un gioco stucchevole. Sì. Roberto? Cioè a un certo punto Bartolomei giocava sempre più basso e ci sta, però vedevo, era insistente questo fraseggio anche che non portava a nulla, cioè il pallone andava sempre indietro. Le monotonie vanno variate al calcio e chi è che ha la capacità per variarle sono quei giocatori che tecnicamente hanno qualcosa in più. Quindi allora, se fai giocare i giocatori nella posizione giusta e impieghi quelli che hanno queste capacità, ne vieni fuori, altrimenti ragazzi... diventa una cosa ripetitiva. Cioè, o ti impantani no? In un gioco senza sbocchi, se hai le capacità fisiche e tecniche per uscirne, può andare bene. Cioè, non è detto che è sbagliato se non c'è giocatori che possono dare vivacità e velocità a quel gioco. Se non boomerang, ovviamente. Sì, in certi momenti con la gara resa questa cosa era diventata stucchevole, e sono d'accordo con tutti voi. Bene, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio tutti gli ospiti, a partire da Stefano Francesco, Roberto Arcangeli, Giovanni Giopa Orzella, Claudio Giulietti, e soprattutto come sempre ringrazio tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Arrivederci a tutti. Thank you.